Cari figlioli, salve, ben ritrovati nel terzo episodio di Card Life. Abbiamo lasciato questa posizione nell'ultimo video, anche se io poi di fatto ho giochicchiato un po', ma ho fatto una triste scoperta, figlioli. Aspetta, sentiteli. Guardate, allora, noi abbiamo scavato qui dentro credendo di starcene al sicuro da eventuali mostri che spawnano fuori all'esterno, e invece no, mi sono accorto che poi respawnano anche i nemici che ci sono qua dentro. Quelli bastardi che ci uccidono sempre, dov'era? Guardalo, guardalo! Forse dobbiamo installare delle torce, perché con il buio spawnano i nemici, ma non ne sono sicuro. Appena avremo resina a manetta, metteremo torce da tutte le parti. Adesso dove è andato quel brutto pipistrellino? Dove stai? È sparito. Ma se è sparito io sono solo contento, eh. Diciamo che funziona ancora un po' così, figliuoli. Allora, purtroppo mi è crashato il gioco e ho perso gran parte della registrazione che avevo fatto e mi dispiace perché vi avevo già fatto vedere tante belle cosucce, tra cui la costruzione della casetta, eccola laggiù. Ho ben pensato che, prima di tutto, non conviene stare nelle caverne, forse. Ma anche per soddisfare la nostra curiosità di come si costruisce, forse è meglio farsi una bella casetta. Non la faremo tanto grande perché richiede un bel po' di materiali. E ho pensato di farla qua sopra, guardate. Mi sono messo vicino agli alberi perché bene o male ci servono gli alberi, ci servono tutte le cose che spawnano sotto gli alberi. Adesso l'accetta ce l'ho? No, sì, eccola qua. Andiamo a spaccare altri alberi, vediamo quanto legno ho. 40, no, fatemi capire, legno 92 è già abbastanza, però spacchiamone ancora un pochettino. Ok. Se poi riusciamo a metterci anche al centro dell'albero, appena lo spacchiamo, raccogliamo tutte le risorse automaticamente, che forse è un po' più comodo. Tipo così, vediamo se ci riesco, sì, mettiamoci belli al centro così e dovremmo raccoglierle tutte. Bene. Poi, figlioli, con queste piante qui ci raccogliamo la cosa vegetale, lì quella pianta vegetale, ma soprattutto le bacche, che ora come ora sono l'unico modo che ho per mangiare. Sicuramente poi potremo uccidere gli animali e farci così la carne, poi bisogna scoprire se bisogna cuocerla o si può mangiare così a cruda. La barra rossa è la vita che purtroppo tante volte scende giù anche per mancanza di cibo. A destra la barra verde dovrebbe essere una sorta di stamina. E poi l'iconcina in basso a destra, forma di pollo, è praticamente la fame che abbiamo. Guardate laggiù, ci sono gli orsi. Allora, il gioco, figlioli, come vi ho già detto più volte, in accesso stranticipato, non credo che ci sia tanto da fare. Tutto sommato risulta anche essere un po' povero, un po' triste, un po' solo. Però di notte e girovagando, comunque di creature ne ho già viste tante, ne ho contate almeno una decina di creature. Quelle laggiù in teoria sono orsi, però figlioli, stai laggiù, eh. Non voglio avvicinarmi per assicurarmi che animali siano, meglio starcene belli distanti. Allora, come vedete abbiamo già tantissima fame, io sto raccogliendo bacche su bacche, adesso ce le spupazziamo tutte quante. Ho notato che restituiscono anche tanta salute, quindi mangiare ci rifocilla anche la vita. E sono meglio delle pozioni curative, quindi presumo che in fase di combattimento smangiucchiarsi qualche bacca qua e là ci aiuta davvero tanto. Adesso mangiamola perché sennò non mi muovo più. Oddio, perché è scesa la vita? No, perché è scesa la vita? Ah, secondo me era rimasta bloccata la barra della vita. Sì, guardate. Vai, ancora uno. Sì, siamo full. 500 di 500, devo capire come fare a aumentarlo. Probabilmente ci dobbiamo mettere l'armatura, figliuoli. Però ora come ora concludiamo la nostra mini casetta e poi ci facciamo le armature. Allora, siamo qua. Inventario, ci facciamo altre pareti, che sono queste. Fermati. Sono queste qua. Sì, ce ne facciamo quante? 6 ancora. Mettiamo la fibra, mettiamo il legno. E vai. No, aspettate, si possono customizzare, fatemi vedere. Cosa ci posso fare io qua? Ci faccio un buco? No! Ci facciamo ho fatto una nuvoletta senza volerlo, nuvoletta dei fumetti. Ci possiamo customizzare le pareti? Ma dai! Che ne so, ci facciamo i fiorellini stile mondo gay? Ah, che schifo! Aspetta! No, però è carina come idea, figliuoli. Cioè, non il fatto di farsi dei fiorellini gay, ma l'idea di potersi modificare le pareti. Dai, non è malaccio. Chiuditi. Oh. Dai, chiuditi. Ma dimmi te, questo non si vuole chiudere. Ma...
Ok, dai, è una cosa un po' strana, però mi piace. Vai. Allora, tastino 5, vediamo un pochettino, ce lo mettiamo qua. Allora, per allineare, figlioli, ci è sufficiente. Vedete che si vengono a creare dei pallini colorati, blu e bianchi. Quelli blu sono la possibilità dell'ancoraggio, mentre quando diventa bianco vuol dire che è stato ancorato qui. Ok, però i fiorellini miei dove stanno? Scusate, no? I miei fiorellini, please! Li ho disegnati con tanto amore. Dove sono? Ma, porcaccia! Niente, oh, non me li ha fatti, ma che fregatura, oh. Tacci vostri, io che mi sono impegnato così tanto per disegnare quella specie di fiorellini. Ma, allora, famos. Oddio, sto scroll è velocissimo. Allora, dove stanno? Qua. Ce ne facciamo ancora uno, due, tre, va. Vai. Facciamo questo e poi è l'entrata come la faccio? Aspettate, eh. Sì, mettiamoci una luce qui, ok. C'è la porta, ok. Ok, piazziamocela qua, così bene. Vediamo la nostra porta di cartone, figliuoli. Oh sì. Degli scali. Ops, no, fate un po' alta. Vabbè, riusciamo a saltarci. Ma forse esistono anche gli scalini. Eh sì, ci sono anche gli scalini. Come vedete, poi non costano tantissimo. 5 pezzi di legno, cos'è? Un albero, forse? Sì, qualcosa così. Facciamoci questa qua esterna, vai. Adesso vediamo un po' come si piazza. Oddio, no, è enorme. Abbassalo. E no, devi andare all'ingiù, cavolo. Non posso ruotarlo, dai. Cos'è sta roba? E no, è troppo alta, figlioli. Guardate che roba. No, 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 no. No, 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 no. Così è il più basso di tutti, ma è davvero troppo alta. Fatemi vedere. Sì, no, fa cacare così. Cos'è sta roba? Però è funzionante. Tutto sommato funziona. Beh, lasciamocela, dai. Poi eventualmente la distruggiamo, come vedete è anche storta, vabbè. Che dite? Facciamo i romantici che guardiamo le stelle o ci costruiamo anche un tettuccio? Ma sì, dai, roviniamoci. Allora io direi facciamoci questi qua. Vai, 8, ok. Poi magari ci facciamo anche 4 di questi. Facciamo 4, sono tutti girati dalla stessa parte. Sì, mi sembra di sì. 4, vai. Allora, vediamo un pochettino se aggancia così, giusto? Sì, meno male, vai. Così, ok. Facciamo la stessa cosa anche da questa parte, ok? Easy, easy, figliuoli. Ah, bene. Tappiamo qui per gli spifferi, benissimo. Adesso si gira da solo. No. No. E come faccio a girarlo? Tastino R non mi gira una mazza. Oddio, non posso lasciarmi la casa così. Beh, aspetta, aspettate, vado di fuori e si girerà dalla parte giusta. No, che genio! Che genio! Oh my god. Magari poi ci metteranno il tastino per ruotare gli oggetti. No, perché? Perché adesso va di là anche così? Ma, porcaccia. Ma dai, quando vengo qua me la gira. Ah, oh, fuck. Oh, sì, l'ho trovato, ho trovato. Aspettate. Così. Ok. Oddio, non è stato facilissimo, non è tanto comodo, però vabbè. Allora io direi facciamoci queste luci qua. Ah, possiamo customizzarle. Oh, che figo. Che figo. Allora, facciamo. Beh, rimaniamo in tema gay. Facciamo una cosa così. Oddio, che schifo. Come sempre, d'altronde. Cos'è sta. No, volevo chiuderlo, mannaccia. Ok, ho fatto una sorta di. Non lo so, qualcuno ci potrebbe vedere un ammasso di cacca uno sopra l'altro, qualcun altro un po' più zen ci potrebbe vedere delle pietre, dei ciottoli messi in equilibrio uno sopra l'altro. In realtà non lo so cosa sembri. Ma la cosa triste è che posso modificare solamente questo profilo qui e non questo. E quindi, come funziona questa cosa? No, non va bene così. Li possiamo rinominare Poop Light. Oh sì, ce ne facciamo ben quattro così, figliuoli. Poi ci facciamo anche un interno, vai. Non lo so se poi si possono spostare o meno. Comunque, piazziamoli qua. Facciamo i quattro lati, così ci illuminano per bene la nostra casetta. Sperando che nessuno me li venga a distruggere. Che però, ingazzo, mannaggia, se mi distruggete le mie lucine, mi arrabbio. Io ho praticamente sempre fame. Che palle! Che palle! Mangia ste cacchio di bacche. Sì, stavo già morendo. La miseria. Ok. Poi direi una torcia qui davanti ci sta. Sì, carino, guardate che carina la nostra casetta in stile Canada.
Ce ne mettiamo ancora una dentro qui. Ok, tutto bello illuminato, figliuoli. Allora, a livello di decorazioni, che cosa abbiamo? Allora, ci viene data, se acquistiamo il gioco in questa fase, molto molto anticipata, ci dà la possibilità di craftarci la nostra statuetta. Oh, sì, la voglio subito, figliuoli. Guardate che carina, quanto è grande. Sì, sì, ci sta. Dai, bellina, ce la mettiamo qui di fronte. Apriti, Sedano. Ce la mettiamo qua. Così di fianco. Bella, mi piace. Oh, sì, però una lucina qua davanti ci stava, eh. Adesso così mi fa ombra. Ah, in legno, guardate che carino. Bello, mi piace. Poi, ancora sotto la sezione decorazione, vediamo un pochettino, abbiamo una bandiera. Anche questa qui è per i fondatori del gioco, vabbè, facciamocela. Stiamo consumando praticamente tutto. Poi abbiamo una chest. Oh sì, questa ci serve, figliuoli. Ah, solamente una. Poi abbiamo sedie, abbiamo tavole, specie di trono nel cesso. Abbiamo un po' di tutte queste cose inutili che io praticamente non faccio mai. Abbiamo il letto. Ecco, il letto forse serve per il respawn. Sì, però ci serve la pelle di lupo, credo. E quindi... e questo qua? Torcia per il soffitto, carina. Allora, piazziamoci la nostra unica box. Dove me la posso mettere? Qua così? No, io direi mettiamole da questa parte. Poi dall'altra parte magari ci mettiamo i banchetti di lavoro. Vediamo un pochettino. Così, bellina. Come ti apri? No, non c'è l'animazione. Io voglio l'animazione. Ma porcaccia la miseria. Mettiamoci la terra. Ci mettiamo il rame, se non sbaglio. Questo qui così sempre terra. Che palle sta terra. A cosa servirà? Non lo so. Ci mettiamo i cristalli, che non sono da perdere. Mi mancano i cristalli. Quelli verdi, dove sono? Vedete, spariscono le cose, mannaccia. Pietra, ok. Ci piazziamo la bandiera. Aspettate, dove me la metto io sta bandiera? Ovviamente non in quel posto, non fate battute. Posso metterla? Per un attimo l'ho vista posizionabile, ma non capisco dove. Secondo me la facciamo svolare. Guardate, guardate. Dai che ci riesco, dai che ci riesco. Dai che ci riesco! Sì! È messa... cioè, credo che sia un bug, però ci siamo riusciti. Poi guardate... cos'è? Aiuto! Poi guardate, va proprio dritta dritta insieme a questa colonna qui, quindi va perfetta. L'avrei voluta personalizzare, magari mettere il mio logo non sarebbe stato male. Ok, ci mancano le finestrelle, figliuoli, eh. Però vabbè, pazienza. Guardate che carino questo, sì, mi piace, lo mettiamo come anteprima del video questa, figliuola. Facciamo così, sì, bellissima, bella bella bella, così sembra anche ci sia la torcia sopra la sopra la sega. Bene, Dave, vai a spaccar legna, va. Oh. Ci sono i dinosauri lì, perché? Perché i dinosauri? Qui non c'era nessuno, era tutto tranquillo poco fa. Stanno spawnando i dinosauri, non buono. Però aspettate, voglio farmi l'armatura, vediamo che cosa ci serve. E possiamo farcela in pietra? Sì, buono, ce la possiamo già fare, figlioli. Sì, 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 sì. Allora, prendiamoci la pietra che avevo appena depositato. Ok, pietra e fibra, armatura. Oh, ce la possiamo customizzare. Sì. Oddio, non so che schifezza farò, ma la voglio fare. No. Cos'è sta roba? Non mi fa andare più su, ma perché non mi fai andare più su? Come sempre, sarà la mia solita schifezza. Vediamo un pochettino. Dai. Sono curioso. Ok. Ritagliamo gli occhietti felici. Così. Beh dai, figlioli, non è uscita poi quella grande schifezza che mi immaginavo, eh. È fin troppo seria per i miei gusti, però va bene. Vai. Craftala. Ok, facciamoci la pettorina. Customizziamocela. Oddio. E onestamente, che fantasia ci... Ah no, le spalline. Oh, che figata. Le spalline no, la voglio così, la spallina io. La spallina la voglio bella, ecco, massiccia. Sì, così è massiccia, mi piace, vedi? No, perché non me l'ha disegnata, ma dai. Sì, sì, così massiccia mi piace. Poi, che figata, tutta ce la possiamo fare. Così. Yes, bella, potente, massiccia, figliuoli. Ci facciamo un buchetto, ma sì, dai, HG anche qua. Ok, l'H... E la G, Dave, falla bene. No, la G non mi piace. Dai, facciamocelo. Ah, vediamo se riesco a fare. Sì, dai, ci sta. E poi il resto, boh, pazienza. Il resto va bene così, dai, ci ispira già così, vai. Poi le braccia, vediamo le braccia, guardate che carini.
Possiamo fare solamente staffare qua. Così. Yes, super massiccio. No, ci sta, figlioli. Vai, bellissime le braccia, vai. Poi ci rimangono solamente più... Ah, finito. Oddio, sto morendo, aspettate. Cioè, a star fermi 5 minuti neanche si muore di fame, giusto per farvi capire. Mannaccia, voi aggiustate staffare della fame. Allora, vai, facciamoci l'ultimo pezzo. Che però mi serve un po' di pietra. Vabbè, andiamoci a spaccare pietra. Ok, ultimo pezzettino. Vai con la pietra. E vai con la fibra, ok. Custom. Allora, mi sembrano, non lo so, a me questi qua mi sembrano un profilo di un gatto. Mi sembra assurdo, no, ma che gattini. Oh, facciamoci il cuoricino. Oh, voglio il cuoricino. Sì, voglio il cuoricino. No. No, 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 aspettate. Cioè, qui la fantasia veramente si sbizzarrisce, figliuoli, veramente. Qui davvero tanta fantasia, tanta, tanta. Davvero tanta fantasia, figliuoli. Boh, non lo so, questo qua mi sembra che cosa? Un cappello da chef, non lo so, va bene, vai, vai. Ok, ci abbiamo tutta la nostra armaturona, bene, ce la piazziamo qua. No, sì, ok. Poi qua, qua. La mia super pettorina dove sta? E no, aspettate, non trovo la pettorina. My God, mi manca la pettorina. Ma dai. Perché mi manca? Era quella che mi aveva richiesto più lavoro di tutto. Mannaccia la peppa. Vai, ricraftiamocela, mannaccia la peppa. Oh. Allora, spallina. Come l'avevo fatta già non me lo ricordo, ma voglio farla così. Sì, dai. Simpatica. Mi sembra quasi il logo di Batman. Cos'è sta roba? Ok, vai, andiamo anche con la pettorina. E ora abbiamo tutto. Sì. Mi ha dato solamente 30 in più. No, dai, così poco. Cioè, pensavo... Ah, no, aspetta. Sì, no, mi ha dato solamente 30 in più. Ma che tristezza. Allora, raccogliamoci ancora un po' di bacche, che sennò qua moriamo.